Altrimenti San Severino Marche è un collettivo che si è unito spontaneamente. È un collettivo che non sta a indicare soltanto la collettività, ma vuole indicare diverse personalità che hanno l'intento comune di arricchire e valorizzare la città. Il collettivo altrimenti è composto da tante professionalità diverse. La parte progettuale è stata curata dall'architetto Cristiano Antonini, dall'architetto Claudia Colaianni, dall'architetto Andrea Sortini, dallo studio di progettazione Petricol Studio e dallo studio di progettazione MC2 Lab. La parte riguardante il marketing e la comunicazione è stata curata da Exxon Group, The Big Idea Web Marketing Solution, da Fabio Grillo per Aleph Video, da Saverio Serini e da Luca Mingoni. L'idea del bosco urbano nasce dal desiderio di riportare il concetto di domesticità nella nostra piazza, per tanto tempo considerata un salotto, ma non adeguatamente vissuta per l'ultimo periodo. E ci siamo chiesti che cosa è presente durante il periodo di Natale nelle nostre case, e la risposta unanime è stata appunto l'albero di Natale. Quindi abbiamo cercato di reiterare questa decorazione creando un vero e proprio bosco che facesse da scenografia a tanti eventi, grazie anche a una disposizione progettata in modo che si originassero degli spazi più o meno intimi, dando anche la possibilità di viverlo con esibizioni ed altro. L'installazione ha 140 alberi, di cui 100 di una taglia, diciamo, all'incirca tra 1,50 m e 1,80 m, appunto, diciamo, una taglia domestica, la tipica taglia dell'albero natalizio che ognuno di noi ha dentro casa. E la disposizione è stata organizzata in maniera tale da avere 22 aiuole con sotto, diciamo, l'attacco a terra è stato fatto con il manto erboso, quindi con i rotoli di manto erboso che sono stati forniti dal vivaio, e questo ha permesso anche di creare degli ambienti più intimi e di vivere la piazza appunto nell'atmosfera più intima, e avendo questa luce che partiva dall'alto, scendeva dall'illuminazione pubblica e poi abbracciava tutto l'albero decorandolo, diciamo che creava anche una sorta di abbraccio e le persone potevano passeggiare appunto al suo interno. Eventi del bosco urbano ha interessato tutto il mese di dicembre, iniziando con una raccolta delle palline, per poi fare il giorno dell'accendiamo, mercatino di Natale, tutti in piazza, dove con le raccolte delle palline i ragazzi delle scuole e gente comune hanno addobbato gli alberi che inizialmente erano stati allestiti nella piattaforma per fare il bosco urbano. Il 13 Natale nella storia, il 24 Vin Brulè della mezzanotte con i ragazzi scout e tutti i ragazzi che si sono quindi addentrati in questo bosco nella notte di Natale. Il 26 sono stati ritratti settempedani, dove partendo dal bosco urbano si è fatto un giro per le vie settempedane parlando di personaggi illustri della città di San Severino Marche. Il 27 si cammina in piazza con l'Avis e la palestra ginnica, e il 3 una passeggiata con il CAI. Il collettivo altrimenti ha voluto coinvolgere ulteriormente il visitatore del bosco urbano, chiedendo di raccontarci come vorresti il tuo Natale. Sono stati posizionati all'interno dell'installazione
questi talloncini dove ciascuno poteva lasciare il nome, la città di provenienza ed esprimere un parere, un giudizio e un'aspettativa sul Natale. Sono stati raccolti e da qui abbiamo preso degli interessanti spunti e ci siamo messi a lavorare per quello che sarà il Natale del prossimo anno.